serata che fece il Paglio è una splendida notte colorata, perché dopo la disputa del mini Paglio, che appunto ormai crea attenzione, è importante poi vedere nel paese come vengono svolte, organizzate, fruite e godute le sei feste, perché ogni contrada organizza una sua festa e si va avanti fino a notte fonda, e abbiamo definito e battezzato questa situazione che prevede il Paglio come notte colorata, al contrario di una notte bianca che ormai si sa è classica e rappresenta un po' i colori che si fondono nel paese da parte delle contrade e tutto un fiume di gente che va a gustare, vedere e visitare diciamo ogni contrada per giudicare qual è la migliore festa che poi è stata organizzata. Manifestazione c'ha molto da dire e c'ha molto da dare. Complimenti ai vicini agli Uneraschi. Ufficializzata come manifestazione dell'estate nel 1965 dall'allora sindaco Riccardo Rinaldi. Ai tempi del 1500-1600, quando appunto era viva e vegeta importante la impresa dell'allume, qui ad Allumiere l'animale prediletto, tra gli altri, era appunto l'asino, che serviva non solo per accompagnare l'uomo durante la giornata di lavoro, ma anche e soprattutto nei momenti di svago. Bisogna dire che attraverso lo sforzo e la convinzione in questa manifestazione, diciamo, da parte di tutte le contrade, lo sforzo di amministratori comunali, lo sforzo dell'associazione Proloco insieme al comune, siamo riusciti a farla crescere e tant'è vero che adesso abbiamo migliaia di visitatori, molte persone magari vengono anche da paesi, città, di ville vicine e lontane per passare ad Allumiere non solo un giorno, magari un paio di giorni, perché appunto è il contesto di questa manifestazione che merita un'attenzione e merita, diciamo, essere vista, visitata, e molto spesso le persone godono e riescono a cogliere anche la valenza dell'aspetto sociale che unisce una comunità attraverso il lavoro di sei contrade tenuto, diciamo, vorrei dire così, sotto l'aspetto di regia da parte del comune insieme alla Proloco.
ferito dal vento e il primo che sembra lentamente in testa, seguito dalla nona, la Sant'Antonia, dalla bianca e ancora il muro, tutti voi seguito dalla nona, poi il Sant'Antonio, il ghetto, la bianca e la portaliera. E il primo che si presenta con 5 minuti di vantaggio, inseguito dalla nona, e il muro che vince questa prima batteria, a seguire la nona, Sant'Antonio, il ghetto, la portaliera e la bianca. Partiti, bellissima partenza, combattimissima, in testa il ghetto seguito dalla bianca, la terza volta la polveriera, e la polveriera che gira per prima, no, il ghetto di nuovo in testa, occupa di farci sale, ghetto in testa, inserito dal duro, e se la polveriera della bianca, sta portando la luna, e duro, il ghetto in testa, sempre a rientrare gli altri, e il ghetto che fa vincere questa batteria a seguire il duro, la polveriera, la bianca, Sant'Antonio e la nona. E via questa terza batteria, in testa la polveriera, a seguire il ghetto e il duro, la bianca e la nona. Ancora in testa la polveriera, a seguire Sant'Antonio, la nona, il ghetto e il duro. Ancora la polveriera di testa, Sant'Antonio, la nona, il ghetto e il duro, l'ultima, la bianca. Va a vincere la polveriera, seguito dal Sant'Antonio, la nona, il ghetto e il duro, con la bianca sesta.